Ciao a tutti e bentornati qui sulla Nordfriesische Marsch. Oggi è una puntata un po' diversa dal solito perché mi sono reso conto, perché sono andato un po' avanti dopo che ho finito di registrare l'ultima puntata ieri, e purtroppo mi sono incastrato, mi sono bloccato da una parte per il semplice motivo che nel nostro silos non ci va più niente. Siamo proprio fritti, abbiamo raggiunto la capacità massima, calcolando che noi abbiamo qui la bellezza di una capacità di 3 milioni e mezzo circa, perché inizialmente avevo comprato solo il silos, quello piccolino lì, questo qua come potete vedere, e poi l'ho aumentato con ognuno di questi che è 1 milione. E siamo già a 3 milioni e mezzo, che significa che non possiamo caricare ancora di più, a meno che non aggiunga ancora qua della roba. Allora, ho fatto un po' una mezza riflessione di come poter cambiare le cose, perché più avanti andiamo, più materiali abbiamo, e non posso aggiungere all'infinito degli ampliamenti, anche perché dopo lo spazio mi finisce e non mi sembra poi il caso. Esteticamente poi non è che mi fa impazzire tanto. Allora avevo pensato di cambiare il silos completamente, di metterci qualcosa di nuovo, però metterci qualcosa di nuovo significa anche che ho bisogno di più spazio. Avere bisogno di più spazio significa anche che dobbiamo in un modo o nell'altro organizzarci meglio con anche i capannoni, perché come sapete i capannoni questi qua non riusciamo ad, in questa posizione per come sono messi questi qui, non riusciamo ad assegnare un parcheggio. Bottiglie plastiche le fanno sempre più fragili, fanno un casino assurdo. Comunque, bottiglia a parte, allora mi è venuta un'idea. Visto che abbiamo la possibilità di farci fare un bel prestito e comunque dei soldi ne abbiamo, perché dovrebbero entrare, andiamo a vedere un po' qua, se io dovessi vendere tutto quello che ho comunque beccherò circa 8 milioni. E se aspetto il prezzo perfetto sarebbe un altro milione in più, ma tanto tutto non posso venderlo per adesso, perché mi serve anche per andarlo a investire per altra roba, il che significa che adesso mi faccio un maxi finanziamento. Per prima cosa voglio fare due cose: mi prendo un appunto della somma che ho, perché dopo che spendo, nel momento in cui andremo a vendere il silos o a tirar via il silos, se ce lo fa tirare via perché è ancora pieno, spero di sì, andrà a vendere tutto il materiale che c'è dentro, e io non voglio venderlo il materiale che c'è dentro per il semplice motivo perché me lo voglio caricare di nuovo sul silos, quello nuovo che andiamo a piazzare, ok? E non voglio neanche guadagnarci dei gran soldi, perché io mi tengo solo i soldi del silos venduto, perché questi qua li vendo, dei capannoni venduti. Beh, il materiale lo ritorniamo a mettere dentro e andremo a decultare dai soldi che andiamo a guadagnare i soldi quelli del nuovo silos, ok? Cioè, spiegato un po' cavolo, però alla fine lo vedrete che vi faccio vedere tutto per come viene fatto. L'unica cosa che non vi faccio vedere è come andare a e lavorare sulla cartella XML, perché quella è un po' una cosa un pelo delicata, me la voglio fare con tranquillità. Ma se siete interessati a vedere anche come fare quel lavoro là, scrivetelo sotto nei commenti, che magari vi faccio un video dove vi faccio vedere come andare a sostituire un silos di questi con un silos diverso o una cosa del genere, ok? Va bene, allora adesso iniziamo. Io ho 333.591, ok? Ora non calcoliamo quello che c'è all'interno, perché quello che c'è all'interno non mi interessa, perché quello me li carico di nuovo nel momento in cui dopo inserisco il nuovo silos, ok?
costruzioni. Andiamo per prima cosa intanto a vendere queste. E sono 66.000 che comunque mi rimborsa. 66.700, dai. E va bene, ok. E 66.700 questa. Via, via. Ora questo qua quanto ci dà? Perché qui adesso c'è all'interno, c'è tutta questa situazione qua che sono, è un bel po'. Perché sono 183.000, mettiamo 184 e 56, sono 240.000. Solo del prodotto che noi ricaviamo, ok? Allora, verranno venduti tutti. L'unica cosa che io vorrei sapere però quanto prendo per solo per il coso. Adesso ci diamo un'occhiata, vediamo un po'. Allora, 2,40 più 40, edifici venduti, 44,8. Allora, 44,8. Gli edifici, i 200 e passa, non ce ne frega niente, li andiamo a restituire dopo. La stessa cosa succederà qua, noi interessano solo ed esclusivamente quanto prendiamo dall'edificio. Edificio 43,47. 43,400. Sì, facciamo circa numeri pari, va bene. E la stessa cosa facciamo con questo. Ok. E sono qui 62, facciamo 63, così siamo a posto. 63. Questi sono i soldi che noi ci dobbiamo memorizzare, così che questi qua li dobbiamo scalare comunque. Adesso ce li carichiamo sul conto corrente e poi andiamo a tirar via da questi soldi qua i prezzi, cioè, o per meglio dire, il guadagno che abbiamo avuto con quello che abbiamo venduto, ok? Ma andando adesso mi tiro via i... vendi su atti 2005, questi 240 li eliminiamo perché è quello venduto, va bene. Ok, adesso tiro via questa cosa qua, dobbiamo tirare via anche questo perché ci voglio mettere un qualcosa di grande e lì mi prende troppo spazio, non vorrei che questi mi diano fastidio. Yeah.
Ok, questa è fatta. Allora, lo spazio l'abbiamo creato. Nel frattempo ho fatto due calcoli pure, così che almeno facciamo le cose un po' normali. Non vorrei prendermi in giro da solo. Bene, allora questo è tutto il nostro spazio a disposizione. E io direi che andremo a metterci uno di quei silos belli grossi, così che ne abbiamo uno che per il periodo di gioco dovrebbe bastare, a meno che più avanti non ne metteremo un altro, ma per adesso questo dovrebbe bastare, perché metteremo quello più grosso che c'è. Metteremo quello che abbiamo, sempre fa parte del pacchetto di FedEx Let's Play, che non c'è bisogno più di aumentarlo né niente. Allora, fammi un po' vedere dov'era. Noi avevamo questo di 1.200.000. Poi c'era questo 1.800.000, ma l'abbiamo sempre riempito, e questo che arriva a 2.600.000, ma noi avevamo già quasi, noi avevamo in totale 3.200.000 ed era pieno, il che significa che con questi non ce la facciamo. Andare su questo che è 4.000.000 e eravamo lì. Io direi che andiamo direttamente su questo, guardate un po', di qua di materiale ce ne va, però lo voglio au contraire. Qua ci va la bellezza di 25 milioni di litri di materiale. È vero che dopo dovremmo andare a cambiare tutti i percorsi autodrive, ma questo però me lo faccio off screen, così che almeno voi siete tranquilli, non vedete qui sarò tutto su casino che andrà a succedere. Perché effettivamente cambierà tantissimo, ok? Allora, adesso ho 1.700.000, calcoliamo. No, facciamolo prima, così che andiamo sul sicuro. Avevamo 333.000 e qualcosa all'inizio dei nostri soldi. Il materiale che abbiamo venduto, i capannoni, i silos e compagnie varie, abbiamo beccato 313.500 per un valore totale di 647.000. Ora cosa andiamo a fare? Noi andiamo intanto ad impostare, rimuovi denaro, imposta denaro, quelli che effettivamente abbiamo. 0,91. Questi sono i soldi che noi abbiamo in totale, quelli che avevamo noi e quelli che ci abbiamo guadagnato con quello che abbiamo venduto. Abbiamo 647.000. Adesso andiamo a farci un bel preset di quelli potenti. Adesso non mi ricordo più il bank manager. Aspetta, forse devo essere a terra, che altrimenti non me lo fa. Non sopra il rimorchio, neanche dentro al rimorchio. Allora vediamo. Questo no, questo no, e questo neanche. Qual era? Non mi ricordo mai. È B, però dovrebbe essere B. Non è B, è questo? Andiamolo a vedere, va. Allora, il bank manager, perché non l'ho tolto? Perché mi sembra che qualche milione ancora di debiti ce li ho. E quelli non è che li voglio cancellare, dobbiamo ripagarli. Così che nelle prossime puntate andremo a vendere tutto il materiale che abbiamo. E sto facendo così per il semplice motivo perché maiuscolo sinistra M, ok, non riesco più a lavorare. Tutto quello che viene raccolto dalle mie tetrebbie non so dove mettermelo perché ho tutto pieno. Infatti ho la mia tetrebbia ferma, quello che carica la paglia ferma e quello che carica l'erba fermi, perché non so dove metterli. E allora, onde buttare via tutto questo materiale qui, meglio fare un'operazione del genere. Allora, maiuscolo sinistra B. Perché no? Era questo? Open Bank Manager, maiuscolo sinistra più M, non B. Allora c'ha ragione. Ok, allora, ho un capital. Noi abbiamo ancora un prestito di 2.600.000. Direi che ci andremo a mettere altri 2.000.000. Perché visto che ci sono compro anche altre due cose, che così finisco di costruire la mia fattoria e poi non ci metteremo altro sopra perché mi basta così sulla fattoria, poi per il resto altra roba ce ne andrà, ce ne vorrà. Allora adesso qua come si faceva? Balance questo, loan, se io aggiungo qua 2.000.000 se ne va pari,
2 milioni. Adjust account balance, sì. Dovrebbe andare bene, vediamo. Ah, non ho dato l'invio. Abbiamo 2 milioni, ma cosa però non è aumentato qui? 2 milioni e 647. Allora, 647 erano i soldi che avevo, i 2 milioni me li sono fatti dare, e qui erano 2 milioni e 60 di prestito. Abbiamo 4 milioni. No, avevamo 2 milioni e 6 di prestito. Adesso abbiamo 4 milioni e 6 di prestito, va bene, ok? Fammi vedere, eschi, 2 milioni qui e qua, 4 e 6, perfetto, sì, perché mi sono caricato circa 2 milioni e qualcosa. Sì, dovremmo esserci. Comunque adesso dopo vado a rivedere il video, se c'è qualcosa lo andiamo a modificare, perché voglio i soldi precisi senza ingannarmi e senza fare niente. Ok, allora andiamo a cambiare il, o per meglio dire andiamo a acquistare il nostro silos. Dov'è? Qui. Allora, per fare una cosa pari, mettiamoci qua vicino alla strada, magari questa, così che viene dritto. Ok, allora voglio sfruttare anche questo trigger qui dell'officina, perché così ne ho due, e voglio stare qui perché non voglio dare fastidio al capannone, quello con i camion. Qui c'era più o meno il mio segnale, vediamo, l'ho lasciato apposta quello lì. Ma non è che per caso ci vuole una mezza spianata qua? Perché vedo che... partiamo da qui? Ok. Allora, produzioni, no, edifici, silos... Proprio, mi sono dimenticato l'altra volta nel video, quello che è uscito con gli aggiornamenti di questa fattoria, che adesso abbiamo anche il silos per i tronchi, che prima non c'era. Dopo magari, se mi ricordo, vi faccio vedere anche dove vanno piazzati. Ok, allora il segnale è qui. Là io voglio lasciare lo spazio per passarci, direi che così dovrebbe andare bene. Ok, lo spazio, addirittura abbiamo guadagnato spazio qui e spazio qua, perfetto. È normale che i percorsi di autodrive non funzionano più, ma quelli li andiamo a modificare dopo. Ok, altre produzioni, perché adesso non ho più quella, non ho più quel capannone dove mettere la roba, ne andremo ad aggiungere uno qui, e con questa scusa metteremo anche questa con i pannelli solari, così che abbiamo anche qui un piccolo guadagno. Un'altra cosa che andremo a mettere, e siamo già, quando abbiamo speso? Un milione e due mi sembra che abbiamo speso per edifici, silos. Non questo, questo. 1.700.000 per quello e 200 per questa, e sono 1.900.000. Me ne sono fatti dare due, perché però volevo un'altra cosa e lo metto adesso direttamente qui. Produzioni. Perché fra un po' mi serve e non voglio passarci 50 volte con il... potrei metterlo benissimamente qui. Costa 3,50 e iniziamo a essiccare l'erba per le nostre mucche. Sì.
Sono stato troppo vicino? Eh sì, sono stato troppo vicino. Me li dai 3,50 adesso? Ok. Ok, sì. Devo stare troppo vicino, devo stare un po' più lontano. Devo stare un pelo più lontano e però vicino al palo. Qua della luce, perché altrimenti sono troppo in là. Io basta che ho lo spazio per fare la manovra con il trattore, siamo a posto. Direi che qui ce la dovremmo fare. C'è un davanti e un dietro in questa cosa qua, sono tutti uguali. No, è uguale, come davanti e come dietro. Ok, allora mettiamolo qui. Ok, e qui ci andremo a mettere poi il coso per essiccare l'erba, qua. Nel momento in cui qui ci va alla grande, vedete? Ma per adesso non mi serve, posizionare questi qua è solo una perdita di tempo e di soldi, perché loro vanno comunque, questi qua vanno pagati, cioè il mantenimento va pagato e non mi interessa proprio questa cosa qua. Ok, e i generatori, volevo piazzarne uno ma i soldi non bastano, spendere, perché vorrei annullare le spese che abbiamo della fattoria, che sono questi qua. Spese. Dov'è il soldo? Qua abbiamo circa una spesa giornaliera, ve lo dico io, costi di produzione, siamo intorno alle 80-100.000 al giorno. Qua erano 40, qua sono 80, vanno a aumentare perché le produzioni aumentano e aumentano anche i soldi che andiamo a spendere. Oltre al fatto che adesso sono diminuiti anche i soldi che incassiamo di quelli dei pannelli solari, perché quelli non producono più durante la notte, ok? Il che significa che dobbiamo investire in qualcos'altro per produrre corrente, tranne che il biogas, quello produce di continuo. Quello produce di continuo. Dovremmo spendere qualche altro soldo per investire e guadagnare qualcosa. E qui riusciamo a vedere più o meno quanta elettricità andiamo a consumare. Consumato 93, distribuito 183 e l'abbiamo venduta a 23.000. Però vedete che abbiamo troppa distribuzione, o per meglio dire abbiamo troppa poca richiesta, e questa parte qui direi io quasi quasi di venderla. Vendiamo questa, vediamo adesso l'altra quando ci produce e alla fine metterò magari vicino alle produzioni che sono un po' più lontane, tipo questa che è lontana, queste che sono un po' più lontane, probabilmente ci metterò vicino un pannello solare che alimenta solo quelli, e tutti quelli che sono qua vicino li faccio andare con i capannoni. Bye.
allora direi che forse abbiamo finito. E direi che è andata tutta bene, tranne qualche problemino che alla fine abbiamo risolto. E adesso dobbiamo solo ed esclusivamente tornare a registrare i percorsi. Ma mi sa che la questione qui non è venuta, ha fatto male. Poi adesso magari do un'occhiata in giro, vediamo un po' se c'è qualcos'altro da fare, ma per adesso penso che va bene tutto quello che c'è. Ho riportato di nuovo i miei prodotti, quelli che avevo inizialmente, come potete vedere qui li ho riportati di nuovo dentro al mio silos. Mi manca però senza, sì manca qualcosa che ce l'ho, li devo ancora aggiungere perché ce li avevo nell'altro, negli altri silos, però che non me li hanno presi, devo fare la somma. Vabbè, perché c'era, questo era la parte del silos centrale, invece devo aggiungere ancora quello che c'era negli altri silos. Qui forse un po', un altro po' di abbellimento lo posso fare, ma quello lo faremo in un altro periodo. Qui, guardate, ma il garrel è bello perché è sporco, forte, inizialmente non si vedeva, mentre lo vai a montare non lo noti, però ho notato che adesso, perché non vai su? Oh, adesso sì, problema alla tastiera. E adesso possiamo finalmente andare a buttare di nuovo tutto dentro, così che metto in funzione. Questo qui vedete che è rimasto pieno questo è quello che sta raccogliendo la colza sul campo 22. Abbiamo i due operai che sono sui campi d'erba, che buttavo l'erba qua dentro. Adesso l'erba me la butterò, dovrò fare anche i percorsi qui per venire a buttare la roba dentro al l'essiccatore, quello adesso lo faremo, poi do una sistemata anche ai percorsi, perché lo devo fare, tiro via di nuovo questa cosa qua, abbiamo messo un altro capanno qui, o per meglio dire, più capanno, come si chiama, una rimessa sotto, una cosa del genere. Mi sono dimenticato di cambiare il colore della pavimentazione qui, ma adesso dopo lo faccio. E cosa dire, noi ci rivedremo al prossimo video, sempre qui sulla North Frisisch Marsch. Un salutone, ciao!